Momento presentato! San Marco! Signor Presidente, con suo permesso. Un accordo di nave Bergamini e tutto il suo equipaggio è onorato ovviamente di averla a bordo. Io personalmente non posso che essere ovviamente fiero di averla qui da noi. Parlo a nome mio, di tutti i miei uomini e donne che sono sotto il mio comando da settembre scorso e con cui abbiamo avuto un'intensa attività operativa, addestrativa e di sperimentazione di nuovi sistemi, come ha potuto ben vedere, e con pause molto ristrette visto l'impegno intenso che le ha illustrato l'ammiraglio Credendino. È un onore averla a bordo, Presidente, le lascio la parola. Ho visto gli ultimi 4 anni di impegno di nave Bergamini, particolarmente intensi, con periodi uno dopo l'altro, e mi rendo conto che questo è stato comporta sacrifici. Come questa comporta naturalmente l'orgoglio di essere a bordo, ma anche molti sacrifici come tempo e come lontananza da casa. È un'opera particolarmente importante per l'Italia. Io sono qui soprattutto per ringraziare la Marina Militare e tutti voi per quanto fate. Grazie per la vostra attività e buon vento.